questo è il tizio che qualche giorno fa ci ha seguiti per tutta la notte con brutte intenzioni. E dopo quel video mi sono arrivati un sacco di commenti come questo: Crazy, conosco questo tizio, si mette sempre nell'ospedale abbandonato. È un tizio molto pericoloso ed è un criminale, tempo fa era stato anche arrestato. Dopo questo commento mi era subito venuto in mente una cosa: ma perché non spiarlo e vedere cosa fa un criminale per 24 ore? Ok, ci dovremmo essere, siamo in questo momento nella strada, nell'ospedale abbandonato. Esattamente, eravamo ritornati nell'ospedale abbandonato dove la scorsa volta avevamo incontrato il tizio. Crazy, ma tu sei sicuro? Cioè, te lo ricordi? Ci ha seguito con un tubo di metallo. Lo so, ecco perché noi ci posteggiamo qua, regà. L'altra volta è uscito da quel cancello là. Quindi adesso ci mettiamo qui a distanza, spegniamo la macchina, regà, e stiamo qua a vedere. Ovviamente, regà, non possiamo entrare là perché lo sapete cosa è successo l'altra volta. Corri! Era ovvio che non potevamo entrare, quindi dovevamo aspettare lui o comunque notare ogni minimo segnale. E dopo 15 minuti di attesa, lui sbuca fuori. Eccolo. È lui. Raga, eccolo, sto uscendo. Incredibile, è lo stesso impermeabile, è lo stesso cappello, la stessa figura che l'altra volta ci aveva inquietato. Sì, c'è l'impermeabile. Sempre con questo impermeabile. No, vabbè, stavolta è trasparente, non è più rosso. Non lo so, però dobbiamo seguirlo. Ma lo sai che hanno scritto che è un criminale? Lo so, guarda, si sta dirigendo verso di là, guarda. Dobbiamo mantenerci sempre a distanza. Però voglio scoprire fino in fondo questo tizio cosa vuole fare. Vi mettiamo la cintura ed iniziamo così a spiarlo. Eccolo, raga. Sì, è là in fondo. Se ne sta andando, ma perché sta lasciando? Sta lasciando l'ospedale dove risiede. Non lo so, raga. Oh, Fra, non dobbiamo andarci vicino perché se ci scopre potrebbe veramente essere la nostra fine. Quindi dobbiamo stare attenti. Ragazzi, guardatelo. Dove si sta sempre di più allontanando, non lo so, ma sicuramente da qualche parte sto andando. Ok, non chiedetemi cosa stava facendo, ma era là che camminava piano piano in modo losco. Adesso vediamo, raga, seguiamolo sempre in lontananza e capiamo di più su sta storia. A questo punto il tizio continua a camminare e sentite, si allontana di oltre un chilometro. Raga, stiamo continuando a seguirlo da oltre un chilometro. Dove sta andando sto tizio? Non lo so. Guarda. Cioè, ancora continua ad andare, guarda, è incredibile. Crisi, spegni i fari, così non ci vede. È vero, raga, così ci possiamo avvicinare. Ok, ho spento i fari. Ok, fermi un attimo perché tra pochi secondi vedrete una scena che vi resterà tutti impressa. Questo tizio comincia a correre ed entra in una casa. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo, raga? Ma che fa? Non lo so, aspetta. Ma sta entrando. Ma che cazzo sta facendo? Sta scavalcando. Esattamente, state vedendo quello che i miei occhi avevano visto. Stava scavalcando in un'abitazione probabilmente non sua. No, ma che cazzo? Zitto, sta scavalcando. Ma che cazzo ha scavalcato, raga? Ma che cazzo sta guardando? Noi eravamo letteralmente in stato di shock. Stavamo assistendo a qualcosa probabilmente criminale ed eravamo stupiti. Ha scavalcato. No, non ci credo. Ha scavalcato. Non ci credo. Ha scavalcato. No. Però no, se stesse facendo una rapina, tipo. Ma chiamo la polizia, chiama. Ma non lo so, magari è casa sua. Ma è casa sua e scavalca? No, raga, no. Raga, ha scavalcato da sto cancelletto, cioè è là dentro per ora. Che facciamo? Ci sono persone ed è armato. Entro realmente in panico. Non sapevo che fare, se chiamare la polizia o stare a spiare. Non credo, Fra, dobbiamo toglierci di qua però. Andiamo, chiama la polizia, non lo so. Ma che se non è lui? Cioè, non lo so, la polizia. Già, ascolta, intanto ci dobbiamo mettere in salvo. Andiamo via da qua. Se questo sa che l'abbiamo visto, regà, questo qua diventa una iena. Perché io sono qua? Oh, calma, ancora non ci ha scoperto, calma. Ma dopo pochi minuti di panico, lo vediamo rispuntare fuori. Ecco, è di nuovo là. Dov'è? Oh, è là, guarda. Sta scavalcando, Fra. Sta scavalcando, dove va? Sta scappando. Seguilo, vai. Ma come seguilo? E dopo essere uscito da quella casa, cosa poteva mai fare? Ovvio, scappa via. Veloce. Sta cintura si leva, ok. Piano, vai. Corri. Cazzo, raga, non dobbiamo perderlo assolutamente. No, non lo devi perdere. Non lo dobbiamo perdere, zio. Esattamente in questo punto, raga, il mio telefono si scarica e non posso più riprendere. Ma riassumendo, questo tizio entra dentro una macchina e scappa via. E noi lo seguiamo. Ha preso di qua, vero? Sì, di lì, vai. Non c'è più. Ma sarà scappato ancora. Quindi secondo te destra o sinistra? Non lo so, sinistra. Ok, faccio così. Vado di qua. Vai, giusto. Arriva al porto e scende e si dirige verso la biglietteria. Eccolo, lo vedi, Joe? Sì. Eccolo, guardalo.
Ma dove sta andando? Ma cosa ci facciamo nel porto? Non lo so, è venuto qua, è sceso adesso dalla macchina. Raga, praticamente era entrato in macchina, adesso è qua. Chris, ma guardi i container. Non lo so, aspetta, non dobbiamo perderlo di vista, guardalo. Sta andando verso la biglietteria, Joe. Ma dove deve andare? Non lo so, ma là c'è la biglietteria in quel punto là. Guardalo. Mi sembra che sta andando a prendere una nave. È vero. No, dice che se ne sta andando via. Ma con quali soldi, scusa? Non lo so, Fra, ma c'è qualcosa di strano. Prima è entrato in una casa, ora siamo nel porto, raga. Sicuramente qualcosa di strano c'era. Perché questo tizio era in un porto navale? E perché si stava dirigendo verso una biglietteria? Dovevamo scoprirlo a tutti i costi. Aspetta, facciamo una cosa, Fra. Scendiamo e capiamo. Ma perché non facciamo un'altra cosa? Perché non andiamo a casa? No, e fare un po' di bro. Dobbiamo capire. Non c'è soluzione, dobbiamo scendere e seguirlo. Eccolo, ok, mettiamoci qua dietro. Muoviti. Fra, non ci deve sgamare. No, ma perché siamo qua? Perché... Aspetta, sta andando nella biglietteria, è vero. Guarda. Sì, là c'è la biglietteria, bro. Là c'è la biglietteria. Questo sta prendendo una nave, ti sei dici? Sicurissimo. Sta prendendo una nave. Ma forza, cosa ci va a fare nella biglietteria? È vero, raga, effettivamente siamo al porto e c'è la biglietteria. Secondo me è anche vero. Vogliamo assolutamente capire cosa sta per fare questo tizio. E la cosa più logica era che stesse prendendo una nave. Così cerco subito le prime partenze e vedo questo. Fra, qua c'è scritto che la prossima nave da Palermo parte per Napoli ed è alle 21. Sei sicuro che va in questa? Non lo so, Fra, ma secondo me questo sta scappando. No. Perché dobbiamo entrare in dei guai? Non lo so, Fra, ma io me lo sento. Lui prende sta nave. Perché questo tizio poco fa è entrato a casa di una persona e ora se ne sta andando. Crazy, non mi dire che vuoi fare quello che penso io. Fra, dobbiamo farlo. No, ma devi pagare dei biglietti per andare a Napoli per seguire questo che non sì, sai Fra. Neanche chi è. Sì, Fra. Gio, ormai è una missione. Andiamo in quella di biglietteria dopo che esce e facciamo anche noi i biglietti. No, io non ci sto, io me ne vado a casa a piedi, non me ne frega niente. Ci sta arrivando. Nasconditi. Sta passando. Eccolo. Guardalo come si guarda intorno. E guarda caso aveva anche dei fogli in mano. Non è che erano proprio i biglietti della nave? Occhio che ci sgama. Lo vedi, Fra? È proprio sospetto. Ma ho preso i biglietti, sei sicuro? Sì, guarda, dei fogli in mano, Fra. Fra, è palese, Fra. E sappiamo anche qual è la nave. Andiamo, let's go. Andiamo, Fra, andiamo. Andiamo, seguimi, dai, dobbiamo farlo. Ok, so cosa starete pensando. Crazy, sei pazzo? Sì, forse un po' lo sono. Ragazzi, va a Napoli, mi sa. Ma che Napoli? Voglio andare a letto a casa mia. Stai tranquillo. Andiamo. Non c'era da perdere tempo, sono entrato nella biglietteria e ho chiesto la prima partenza e così ho fatto il biglietto. Ovviamente non potevo destare sospetti e non potevo di certo chiedere dove stesse andando quel tizio losco. Dopo mezz'ora di attesa e di percorsi per raggiungere la nave, ci eravamo finalmente imbarcati ed eravamo sul traghetto. Adesso bisognava solamente sperare che quel tizio fosse sulla nostra stessa nave, altrimenti tutto sarebbe saltato. Siamo ufficialmente imbarcati sulla nave, regà, e confermiamo di averlo visto. Esatto, regà, l'abbiamo visto imbarcarsi ed è qua dentro. Let's go. Come prevedevo, regà, non ho sbagliato assolutamente. Ora dobbiamo solo trovarlo e soprattutto non farci sgamare. Crisi, vieni che qua c'è l'ascensore, magari lo troviamo pure. Vai, let's go. Regà, non ci resta a questo punto che esplorare tutta la nave e scoprire dov'è, sperando che non sia in una cabina. Non sapevamo dove fosse, non sapevamo in quale ponte, non sapevamo se avesse preso una cabina. Dovevamo cercare in tutta la nave e dovevamo farlo al più presto. Crisi, ma questo è un barbone, figurati che si prende una cabina. È vero. Siamo in questo momento nel bar e qui, raga, io ancora non lo vedo. Cominciamo così ad esplorare ovunque, ma... Niente, anche questo corridoio, regà, è vuoto. Dove dobbiamo controllare adesso, Joe? Non lo so. Crisi, abbiamo cercato in tutta la nave e non c'è, a sto punto è fuori, no? È vero. Non è che abbiamo visto magari sbagliato, magari non si è imbarcato, capito? Non lo so, perché siamo qua. La paura cominciava a farsi sentire. Non trovavamo questo tizio e probabilmente stavamo andando a Napoli senza nessun motivo. Raga, Joe ha ragione. A questo punto rimane solamente da controllare tutti i ponti fuori dalla nave, perché ha da un'ora che giriamo, raga, e ancora niente. Ci siamo, raga, siamo ufficialmente fuori. Adesso ci resta solo di controllare tutta la nave a tappeto. Tra pochi minuti, tra l'altro, dovremmo partire e speriamo che questo tizio sia su questa nave. No, io vado a dormire perché sono stanco di cercare sto tizio che mi ha rotto i coglioni. Non si poteva tornare più indietro, la nave era partita e ancora non avevamo trovato quel tizio. Abbiamo una missione, caro Joe, e non possiamo abbandonarla, quindi sveglio, let's go. E tra l'altro, signori, siamo ufficialmente partiti. Crazy, dobbiamo muoverci a trovare quello là. Hai ragione, Joe, andiamo. Tutto sembrava perduto, ma quando l'ultima speranza si stava per spegnere, succede questo. È qua. Non ci credo. È lì, te l'avevo detto. Non ci credo. Te l'avevo detto. È qua. Non ci credo, lì è qua.
zitto, Fra, è lui. Guarda. Fra, guardiamo. Guarda. Fra, vediamo che fa, vediamo che fa. No, non vediamo credo. Che fa, è qua. Guardatelo. Oh, Fra, non ci dobbiamo far sgambare. Ve lo giuro, raga, io pensavo non fossimo sulla stessa nave, ma invece avevamo ragione, tutto quello che avevamo pensato era vero. Non ci credo, che sono felicissimo. Lo avevamo trovato, ora la nostra missione poteva continuare, finalmente, direi. Non ci credo, Gracie, e ora che si fa? Non lo so, stiamo a spiare qua e soprattutto, raga, dobbiamo fare molta attenzione. Abbiamo lasciato da poco il porto e adesso dobbiamo fare gli stalker. Non potevamo rischiare, se ci avesse visto sarebbe finito molto male per noi. Oh, se ne sta andando. No. Sta salendo, raga. Un attimo. Via. Scappa. Guardalo. Sta entrando dentro. Si guarda attorno. Madonna, ma se questo ci scopre, ci ammazza. Stai tranquillo, non ci scoprirà. Tranquillo. Sì, tranquillo. Dai, muoviti, dobbiamo seguirlo, muoviti. Se i miei piani non sbagliano, raga, è entrato nel bar, perché qui ci dovrebbe essere la porta. Corri, ok. Qua c'è l'entrata, come si entra? Qua, c'è il bottone, ok, va. Mannaggia a me che decisi di andare all'interno, perché adesso... Vai, entra. Raga, da qua non se l'aspetterà mai. Oh, ma che cazzo ci fate qua? Volete sapere come finisce questa storia? Sicuramente non molto bene, ma se volete vedere il continuo, lasciate 10.000 like per la terza parte. Piccolo spoiler, salirà sulla nostra macchina.